Salve a tutti, salve e ben ritrovati. Attendiamo qualche secondo che si colleghino gli interessati. Iniziamo questa presentazione che, come vedete, ha ad oggetto il tema caldissimo, diciamo, di questo periodo, che sono i concorsi pubblici. Analizziamo insieme ad Andrea Bufarale quelle che sono tutte le novità sui concorsi pubblici, la loro validità, lo scorrimento delle graduatorie, le assunzioni, con l'obiettivo fondamentale di rispondere ai quesiti. Quindi, se state seguendo in diretta, potete già iniziare a formulare i quesiti. Noi utilizzeremo delle slide. Intanto ci facciamo vedere. Eccoci qua. Ci presentiamo, io sono Simone Chiarelli, sicuramente mi conoscete, siete sul mio profilo, mi occupo, fra le varie cose, appunto, di concorsi e di preparazione e di aspetti giuridici. Andrea Bufarale, presentati. Sì, buonasera a tutti, ben ritrovati, insomma, mi avete conosciuto nelle altre dirette, quindi ben ritrovati a tutti, cercheremo, come ha detto Simone, di frugare un po' di dubbi in tema di concorsi pubblici, assunzioni, scorrimenti graduatori, insomma, tutti quanti i quesiti che ci sono arrivati nelle ultime settimane. Ok, allora per fare questo, in attesa delle vostre domande, utilizziamo le slide che già avete a disposizione sul sito che vi ho indicato. Partiamo. Allora, ovviamente tutto ciò che diciamo sono nostre opinioni personali, quindi non impegnano le nostre rispettive amministrazioni e sono un'analisi di quello che è il contesto normativo. Andrea, fra le altre cose, è responsabile del servizio finanziario, si occupa di concorsi e di disciplina del personale e ecco qua le novità. Parlaci dell'ultima, della più recente novità, legge di bilancio per il 2020. Vai. Sì, allora iniziamo un po' con ripercorrere le varie tappe che si sono susseguite nel corso di questi ultimi mesi, perché diciamo, ci sono stati diversi cambiamenti normativi che magari diciamo, hanno creato un po' di problemi di comprensione diciamo, a chi svolge i concorsi, ma non solo, anche agli addetti a lavoro, sarei dire, perché anche abbiamo registrato diciamo, tanti problematiche dal punto di vista anche degli addetti ai lavori. Innanzitutto, diciamo, la prima legge che prendiamo in esame è la legge di bilancio per il 2020, la legge 60 del 2019, che diciamo, la prendiamo a base della nostra analisi, in quanto è quella che tutti sanno che ha ripristinato la possibilità di scorrimento delle graduatorie concorsuali, in quanto precedentemente, diciamo, la legge di bilancio invece per il 2019, quindi del precedente governo, aveva introdotto appunto il divieto di scorrimento delle graduatorie al di là dei vincitori, quindi aveva sostanzialmente intervenuto eliminando la figura dell'idoneo del concorso pubblico, quindi solo i vincitori venivano assunti. Mentre diciamo, appunto, la legge di bilancio un anno dopo rispetto a quella del 30 dicembre 2018 ha ripristinato appunto questa facoltà. La legge di bilancio per il 2020 è stata semplicissima, in quanto non ha fatto altro che dire che i commi precedenti sono stati abrogati, quindi quelle disposizioni che ho appena detto che diciamo, vietavano lo scorrimento delle graduatorie. Quindi, pertanto, partiamo dall'assunto che vale per tutti quanti che siamo tornati, tra virgolette, io oso dire, diciamo, a chi mi chiede al punto di partenza, in quanto se prima del 1 gennaio 2019, come tutti sappiamo, era consentito lo scorrimento delle graduatorie sia da parte dell'ente che ha bandito il concorso, sia da parte di altri enti, si è tornati quindi alla situazione in cui tornano ad esserci gli idonei dei concorsi pubblici e viene ribadito anche il fatto che, diciamo, lo scorrimento può essere fatto anche con un accordo successivo all'approvazione della graduatoria Allora, stessa. ecco, inizio subito a fare qualche accenno e qualche esempio. Quindi noi abbiamo un concorso bandito per due posti profilo amministrativo che si svolge regolarmente da parte di un comune X, diciamo, il quale completa la procedura concorsuale. A questo punto, completata la procedura concorsuale, si forma una graduatoria. Ovviamente i primi due
che sono nella graduatoria verranno assunti, verranno inseriti in ruolo in quella amministrazione. Intanto, quanto dura questa graduatoria, se si è formata ora nel 2020? Poi lo vedremo successivamente, diciamo nelle successive slide, in quanto c'è una disputa per quanto riguarda gli enti locali, in quanto vedremo che la disposizione di legge è andata a modificare un particolare articolo prevedendone la durata biennale. Però per quanto riguarda gli enti locali non c'è attualmente una strada univoca, in quanto vedremo che è ancora vigente la disposizione del TUEL che ci dice che le graduatorie degli enti locali hanno validità triennale. Quindi, Quindi prima questione, diciamo, discussa, che il cui problema si risolverà entro il biennio, è la durata biennale o triennale. Però durante questa durata, durante questo periodo, cosa può accadere? Che uno di quei due che hanno vinto il concorso può rinunciare, può vincere un altro concorso, andarsene da un'altra parte. Quindi in questo caso ti faccio domande secche, così per aiutare anche chi sta seguendo. benissimo. Questo posto può essere A, può essere ricoperto immediatamente dall'amministrazione con un idoneo in graduatoria, B, deve essere ricoperto. Assolutamente può essere ricoperto, diciamo deve, no? Perché poi l'amministrazione, naturalmente, se una persona va via può compiere altre scelte, però diciamo di norma se il posto comunque era stato bandito e messo a concorso, io sarei portato comunque a dire che l'amministrazione provvederà alla sostituzione della persona entro breve tempo. Tempi tecnici, diciamo, di riprogrammare le assunzioni con il piano del fabbisogno. Ok, stanno scrivendo, ovviamente per il momento stiamo parlando soltanto di assunzioni a tempo indeterminato, quindi diciamo facciamo riferimento per ora all'indeterminato, Ora poi vedremo dopo il tempo vediamo il determinato. tempo determinato. Quindi, prima ipotesi, uno dei due che sono appena entrati, in un certo momento di questo biennio o triennio cessano per qualunque motivo, l'amministrazione non ha il dovere di chiamare il terzo, ma ovviamente può e molto probabilmente lo chiamerà. Seconda ipotesi. Si libera un altro posto, cioè questi sono due posti di categoria C, si libera un terzo posto di categoria C profilo amministrativo. Si può attingere da quella graduatoria? Adesso sì, perché anche per i posti, diciamo che prima non era, prima diciamo, c'era il limite per quanto riguarda i posti che non erano vacanti o che non erano di nuova istituzione, mentre adesso diciamo, si è tornati ad una liberalizzazione totale, quindi se io dovessi avere un posto di un profilo omogeneo alla mia graduatoria di concorso, posso comunque utilizzarla per lo spremere. Questo non fa altro che ampliare le possibilità degli idonei di accesso alla Ecco, pubblica questo amministrazione. state molto attenti che state seguendo, che spesso viene richiesto. Quindi, se io vedo un concorso per due posti di amministrativo categoria C, partecipate a quel concorso perché non state gareggiando soltanto per quei due posti, gareggiate per quei due posti, per l'idoneità nel caso in cui quei due posti si rendano liberi o se ne rendono liberi qualunque altro posto di analogo profilo e categoria. Se si rendesse libero invece un profilo amministrativo contabile, potrebbe essere ricoperto con questa graduatoria? Allora, su questo, diciamo, la Corte dei Conti è stata un po' un'ancora giurisprudenza consolidata, in quanto parzialmente la Corte dei Conti ha detto che ci deve essere omogeneità di profilo. Quindi facciamo un esempio per tutti. Istruttore amministrativo posso ricoprire un istruttore amministrativo. Se poi comunque l'amministrazione, diciamo, nell'ambito dell'equivalenza delle mansioni, dice io istituisco un nuovo posto di amministrativo contabile e quindi comunque diciamo, il concorso che ho fatto è attinente anche parzialmente alle materie diciamo, del nuovo posto, diciamo, potrei comunque utilizzare la graduatoria concorsuale. Diciamo, in linea di massima non c'è un orientamento consolidato della Corte dei Conti. Quindi, diciamo, se è giustificato bene, nel senso che comunque il profilo è omogeneo al concorso fatto, sì. Se invece il profilo, per fare un esempio, io ho fatto un concorso per istruttore amministrativo per l'anagrafe, mi si libera un posto da istruttore contabile in ragioneria, lì mi rimane un po' difficile, diciamo, giustificare l'omogeneità di profilo. Se invece, per esempio, si libera un posto da istruttore amministrativo contabile negli affari generali,
lì potrei giustificare, diciamo, il fatto dell'utilizzo della Ecco, questo mi graduatoria. serve per dire anche a tutti, fate i concorsi anche nel profilo amministrativo contabile, perché appunto una volta che avete l'idoneità dell'amministrativo contabile, essendo sia amministrativo sia contabile, il margine di manovra è maggiore rispetto a quello del solo profilo amministrativo. Quindi c'è una buona occasione di poter avere l'idoneità. Poi un altro caso, poi guardiamo le slide, ma via via almeno li affrontiamo. Quindi noi abbiamo questi due posti, abbiamo questa graduatoria più o meno lunga, altri 5, 6, 10 persone idonee. A questo punto facciamo una prima ipotesi. Questo bando è stato bandito da due comuni, cioè comuni che hanno fatto una convenzione prima di fare il bando, X ed Y. A questo punto, cosa succede di fronte a questa graduatoria? Io che sono primo in graduatoria posso scegliere o sono i comuni che scelgono dove andrò a essere collocato? Dipende da cosa c'è scritto. Di solito i concorsi che vengono fatti da più enti, come siamo soliti a vedere anche negli ultimi tempi, prevedono che, ne so, il primo assunto venga assunto dal comune di Firenze e il secondo dal comune di Scandicci. Quindi il primo che accetta, non parliamo solo di primo in graduatoria, il primo che accetta sarà assunto dal comune di Firenze e il secondo che accetta dal comune di Scandicci. Se invece potrebbe anche trattarsi del fatto che dice il bando parla di che, diciamo, il primo può scegliere il comune dove andare, naturalmente il secondo si ritrova nell'altro comune. Quindi, diciamo, io dico sempre per tutti, per le materie, per lo studio, per tutti, leggiamo bene il bando di concorso che abbiamo tutte le regole del gioco. Perfetto, allora facciamo l'ipotesi invece diversa, che anche questa ormai frequente o ci aspettiamo che sia frequente, vista la difficoltà di fare i concorsi, di organizzarli. Un comune non ha fatto una convenzione, ma scopre che il comune accanto ha una graduatoria disponibile di idonei. È possibile per il comune aderire a quella graduatoria, cioè prendere da quella graduatoria a tempo indeterminato per ora, facciamo l'ipotesi del tempo indeterminato. Assolutamente sì, e ribadiamolo oggi per tutti, perché la Corte dei Conti ormai, questo è un orientamento che possiamo definirlo consolidato, che ha detto che l'accordo può essere fatto anche successivamente all'approvazione della graduatoria. Quindi assolutamente sì, io posso richiedere le graduatorie degli enti, posso fare le famose manifestazioni di interessi per gli idonei, diciamo, di graduatorie. Posso darmi quindi una mia regolamentazione su come chiamare le persone, però l'accordo può essere anche successivo al concorso e quindi all'approvazione della graduatoria. Perfetto. Ecco, in questo caso qualcuno chiede: ma come fa il comune a fianco a sapere che c'è una graduatoria nel comune vicino? Allora, ovviamente o perché si interessa o perché sono gli stessi idonei che lo fanno interessare. Quindi io dico: se siete in graduatoria, scrivete ai comuni vicini dicendo venite a prendermi nella graduatoria. Quindi magari non lo sanno, non se lo ricordano, stanno pensando ad altro, quindi potete tranquillamente scrivere, telefonare, sollecitare l'attingimento dalla graduatoria dove siete idonei, in modo tale da evitare di arrivare ai 2 anni o ai 3 anni e poi non Io, avere. se mi permetto di dire solo una cosa, perché per tutti, io nella mia esperienza di ufficio personale ti dico che da un punto di vista statistico, così magari diamo anche dei numeri per tutti, io vi dico, il mio è un comune di 3.600 abitanti, ogni settimana mi arrivano almeno tra le 5 e le 6 richieste di comuni limitrofi che mi chiedono la disponibilità di graduatorie mie, ma di più svariati profili. Poi lo diremo anche successivamente, in particolar modo C e D, io registro, diciamo, la richiesta. Poi altrettante mi arrivano le manifestazioni di interesse da parte di donne, come tu giustamente hai detto, che mi dicono: guarda, se tu, dice, stai assumendo un istruttore direttivo tecnico, sappi che io ho fatto il concorso presso il comune X e sono il primo idoneo, quindi sappi che mi puoi chiamare. Quindi registro entrambe le ipotesi, sia i comuni che chiedono la disponibilità, sia gli idonei che si manifestano. Ecco, una domanda che mi è stata fatta oggi è questa: qualche comune non attinge a una graduatoria di un idoneo
di un ente, ma fa un avviso di manifestazione di interesse, cioè chiede agli idonei in graduatorie, magari della provincia, dei comuni entro un raggio di tot chilometri, se sono disponibili a prendere servizio in prospettiva facendo un colloquio. Cosa ne pensi di questo iter? Allora, io ti dico, la manifestazione di interesse è nata un paio di anni fa, tu sicuramente saprai meglio di me, con un famoso quaderno Heinz Schliefel che disse, diciamo, ai comuni di darsi dei criteri per evitare appunto la deregulation nell'attingimento della graduatoria, magari di evitare di prendere la persona da quella graduatoria particolare perché era particolarmente gradita. Ecco, faccio una parentesi. Come mai la norma precedente, che molti hanno visto come una cattiveria, quella di non poter utilizzare le graduatorie per posti diversi da quelli messi a bando, non è illogica. Aveva la finalità di evitare proprio il meccanismo dell'attingimento dell'idoneo. Il cugino del sindaco, che non può fare il concorso nel comune dove il sindaco gli dice: guarda, vai nel comune accanto, anche se arrivi dopo, io attingo, attingo, attingo finché non arrivo a te. Ok? Ci possono essere, no, non ce lo nascondiamo, meccanismi perversi di questo genere, per cui non si attinge al migliore, ma si fa in modo di arrivare a quello a cui si voleva puntare. Ovviamente questo era una finalità che probabilmente non giustificava il blocco totale ed ecco perché si è tornati indietro, ma il rischio c'è. Allora, questo meccanismo della manifestazione di interesse, appunto, continua pure. Sì, infatti, cioè, ti dicevo, questo è nato, diciamo, con un quaderno di cifre che invitava i comuni a darsi delle regole sull'attingimento delle graduatorie e qualche comune, nel proprio regolamento degli uffici dei servizi, delle selezioni, che si voglia, si è dato appunto quale forma di scorrimento delle graduatorie, la famosa avviso di manifestazione di interesse per dire, cioè do priorità alle graduatorie prima della mia provincia, poi della mia regione e poi alle graduatorie di tutto il territorio nazionale, in base a chi manifesta l'interesse a ricoprire quel determinato posto. Però siamo chiari che su questo punto non c'è nessun obbligo di legge di effettuare la manifestazione di interesse. È un invito che fece l'ANCI a suo tempo ai comuni, che alcuni hanno recepito ed altri no. Quindi nelle forme comunque del rispetto della trasparenza, diciamo, della pubblica amministrazione, comunque posso procedere anche con l'accordo diretto con un comune senza la famosa manifestazione di interesse. Ok, altra ipotesi che viene segnalata. Qualche comune che intende attingere una graduatoria chiama a colloquio l'idoneo. Cosa mi può essere chiesto in questo colloquio? Quali sono le valutazioni che può fare l'amministrazione? Taluno ha ritenuto diciamo, improprio questo tipo di colloquio. Se il soggetto è stato selezionato e risulta idoneo, la selezione l'ha già superata. Però che cosa potrebbe essere chiesto? Allora, io se vuoi faccio un esempio senza dire i nomi dei comuni, naturalmente, diciamo un esempio che però è realmente successo, diciamo, un anno e mezzo fa. Praticamente un comune ha richiesto una graduatoria, diciamo, la prima persona, la prima idonea della graduatoria è andata a questo colloquio ed è stata, tra virgolette, bocciata, che però io non direi bocciata perché appunto il concorso l'ho superato, è stato dichiarato non idonea per quel profilo particolare che doveva andare a ricoprire. Diciamo che il comune naturalmente non può poi scorrere la graduatoria Ecco, questo chiariamolo. Anche ammesso che si possa fare un colloquio con il primo idoneo per valutare se è adatto, non si può dire non è idoneo per arrivare all'800esimo in graduatoria, che è il cu famoso cugino del sindaco. Quindi, se non è idoneo, assolutamente no. ecco, devo andare da un'altra graduatoria eventualmente. Assolutamente sì. Io quello che vi dico, quello che è successo nel caso concreto, quindi diciamo più o meno quello che parlavo prima, la graduatoria dell'istruttore amministrativo, però è stato chiamato, dice, per graduatoria per ufficio anagrafe, è stato chiamato un istruttore amministrativo per l'ufficio appalti e contratti. Quindi, diciamo, sono state fatte domande a quella persona in riferimento al codice dei contratti, alle procedure di affidamento, e diciamo, è stata giudicata appunto non idonea per quel determinato profilo. Quindi, io quello che vi dico, naturalmente, sicuramente ci sarà un colloquio motivazionale da parte del segretario comunale, del responsabile del servizio, quindi fatevi trovare, insomma,
motivati a ricoprire comunque un determinato Io posto, oggi, una ecco, coppia. stamani nella diretta dicevo, io sono della filosofia che quando andate a questi colloqui dite la verità, non inventate, volete andare in quel comune perché è il migliore di questo mondo, anche perché Assolutamente sì. non ci crede nessuno. E soprattutto, ecco, magari non vi presentate dicendo sono venuto qui perché non c'era niente di meglio, perché punto al posto fisso, perché a me dove mi mettete, tanto basta farle 36 ore. Ecco, questo proprio non è l'ideale. Probabilmente qualche domanda sul cosa andate a fare, però se siete idonei in graduatoria, avete superato un concorso, probabilmente quegli argomenti, quelle materie, soprattutto per come vi dicevo io, studiate tutto, quindi non si studia per il singolo concorso, si studia il diritto degli enti locali, a quel punto comunque ce l'avete fresca e siete in grado. Se avete superato un concorso, superato un colloquio motivazionale. E potrebbero anche chiedervi, questo stamani io lo criticavo come situazione, domande anche di carattere personale: lei ha intenzione di fare figli? Lei ha intenzione di eccetera eccetera? Lì sinceramente le opzioni sono due: uno, mandarli a quel paese. Io stamani dicevo, non vorrei essere collega di qualcuno che mi fa domande finalizzate a giudicare miei diritti soggettivi o mie libertà personali, oppure trattateli allo stesso livello, mentite, dite assolutamente no, assolutamente voglio rimanere qui, non farò mai concorsi per D, voglio rimanere sempre C, e poi appena siete assunti il giorno dopo lo fate. Io in quel caso, guarda, dico a tutti di non dire le bugie, però in quel caso è detta a fin di bene, cioè Assolutamente perché sì. mi pone una domanda in quel senso, secondo me ha già sbagliato in partenza. Ecco, mi dicono che in qualche comune della Sardegna hanno continuato a scorrere fino ad arrivare alla persona giusta. A mio avviso, lì ci sono fattispecie che possono arrivare anche fuori dal diritto amministrativo. E qui, diciamo, mi fermo perché non si può scorrere l'idoneità per arrivare alla persona Assolutamente giusta. no, Esatto. assolutamente. Cioè, oltre a come hai detto tu, c'è anche il danno contabile poi dopo, Certo. Allora, anche ecco. penale poi dopo. Domanda molto secca: è possibile attingere a graduatorie di altre regioni se trattasi di comuni vicini di confine? Assolutamente sì, quello che abbiamo detto prima, basta darsi delle regole, insomma. Non ci sono limiti territoriali né regionali né comunali, neanche per fare la manifestazione di interesse o quant'altro. Questo assolutamente. Allora, torniamo un attimo mentre si scaldano le domande. Quindi, ecco il perché abbiamo fatto questa parentesi. Posso aggiungere solo una Vai, vai. perché questa è una domanda che mi ha addirittura anche il graduatore di altro comparto. Facciamo un esempio: Ecco. graduatoria e RIPAM Abruzzo, quindi concorso del istruttore per i comuni. Sono graduatori che stanno scorrendo enti come l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, quindi possono essere utilizzate anche da altri enti diversi dai comuni per tutti quanti, insomma, semplificando. Perfetto. Ovviamente in quel caso sarà l'ente che chiama che dovrà motivare il perché quella graduatoria è idonea anche al suo profilo, ma una volta che siete chiamati, assolutamente può essere anche da parte loro. Allora, andiamo avanti con le slide. Quindi, seconda slide. Sì, appunto, quello che abbiamo detto, che ci dicevamo prima, è la famosa punto interrogativo sulla validità biennale delle graduatorie. Io diciamo, leggiamo la legge e poi magari ci confrontiamo su quello, sul contenuto. Abbiamo detto che il comma 149 della legge di bilancio, quindi ad intervenire, è solamente sull'articolo 35, comma 5 ter del 165 del 2001, quindi andando a modificare le parole validità 3 anni dalla data di approvazione con la validità 2 anni dalla data di approvazione. Poi io ho detto nel mio famoso articolo di inizio anno, ho detto volutamente o sbadatamente il legislatore non è intervenuto invece sul famoso articolo 91 del TUEL, che per gli enti locali è l'ex specialis, come diciamo, ci insegnano i nostri padri fondatori, che per gli enti rimane quindi tuttora la disposizione che per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione. Quindi io quello che abbiamo detto insieme ad altri commentatori è che si rischia di avere a questo punto un doppio regime di validità, quindi 2 anni per graduatorie di enti statali, tipo vedi Ministero, vedi Agenzia delle Entrate, vedi INPS, e 3 anni per gli enti locali, quindi regione, comuni, province,
E io, diciamo, in questi giorni ho fatto una ricerca tra tutti i bandi di concorso che sono stati pubblicati nelle ultime settimane sulla Gazzetta Ufficiale, ed effettivamente c'è questo dubbio, in quanto ho fatto una percentuale: l'80% dei nuovi concorsi per i comuni e enti locali continua a prevedere, secondo me, giustamente la validità triennale, ma c'è già un 20% che comunque, diciamo, mette all'interno del bando di concorso la nuova validità biennale. Questo comunque, come hai detto tu, secondo me arriveremo entro il 30 dicembre, entro il 27 dicembre 2021, quindi entro 2 anni dalla legge, forse a dirimere la questione, però è bene che sappiate che c'è ancora questo punto interrogativo sulla Allora, io validità. vi dico, il consiglio che vi do e che do sempre, finché non avete firmato il contratto, continuate a fare concorsi. Quindi non vi accontentate di essere in graduatoria sperando che nei 2 anni o nei 3 anni veniate assunti, perché può accadere di tutto. Può scorrere la graduatoria, come ora è ipotizzabile. Diciamo, io dico sempre, quando voi vedete 2 posti messi a concorso, pensate che potrebbero essere il triplo quelli da cui si attinge. In alcuni enti, Anche ma ecco, 10, secondo me. in alcuni casi anche 5 volte o 10 volte di più. Ma può succedere di tutto, può arrivare la scure del MES dell'Unione Europea che non ci prevede, non ci consente più di fare assunzioni e quindi quelle graduatorie finiscono. Ormai viviamo alla giornata, quindi finché non l'avete vinto, visto che avete studiato e siete preparati, continuate finché non siete fra quelli che vengono immediatamente assunti. Entro il biennio si saprà qualcosa. Io ho l'impressione che si vada verso i 2 anni più che verso i 3 anni. Non ho visto la volontà del legislatore di tener salva la disciplina degli enti locali, perché non c'è nessun'altra norma che disciplina separatamente gli enti locali. Può essere una svista, ma probabilmente è più una svista che non una volontà di far salva la disciplina degli enti locali. Quindi anche dirlo esplicitamente da parte, io non lo scriverei mai. Ecco, io in un mio bando non metterei che la graduatoria è valida 3 anni, perché se poi arriva l'interpretazione autentica del legislatore, vagliela a spiegare a quello a cui io ho già detto che ha fatto affidamento al triennio che è ridotto. Però diciamo che per il momento non ce ne preoccupiamo. Sappiate che c'è questa questione. Poi c'è tutto il tema del passato, della proroga delle vecchie graduatorie. Sì, scusa, per i colleghi che ci stanno ascoltando, infatti potremmo suggerire di inserire nel bando, come abbiamo fatto anche in passato, una clausola elastica Bravo. per dire c'è questa norma per cui in caso diciamo, la graduatoria è valida 2 anni, nel caso in cui il legislatore dichiari ancora l'attività dell'articolo 91 del TUEL, la graduatoria potrà essere giudicata valida per 3 anni. Bravo, bravo. Con questa formula siamo a posto e se ne riparla a dicembre dell'anno prossimo. Allora, le vecchie graduatorie, noi sappiamo che veniamo da una situazione nella quale ancora fino a pochi mesi fa si andava ad attingere a persone che avevano vinto il concorso 10 anni fa. Per me è una Sì. delle cose, ora dispiace per coloro che erano in graduatoria, ma una delle cose peggiori che si sia prodotta nel nostro ordinamento. La graduatoria è, non dico usa e getta, ma è il riconoscimento che un soggetto ha la preparazione in un determinato momento storico. O viviamo in un contesto come era quello di 20 anni fa, con poche norme che non cambiavano, allora in 10 anni la tua preparazione poteva essere ancora attuale. Ma nel 2010 non c'era il codice degli appalti, non c'erano le modifiche alla 200. Hai studiato un'altra cosa ed essere assunto ora dopo 10 anni sicuramente era un vulnus che andava rimediato. Ecco, vediamo che fine fanno le graduatorie pregresse. Allora, perché abbiamo messo questa slide? Diciamolo subito, perché anche nelle scorse dirette tantissime domande abbiamo avuto, ma sono state prorogate a causa del Covid, nelle graduatorie. Diciamolo subito, non c'è stata nessuna proroga perché le assunzioni degli enti locali non sono state bloccate, sono stati bloccati i concorsi, che è cosa ben diversa, diciamo, dal blocco delle assunzioni. Per quanto riguarda, diciamo, il punto A, possiamo dirlo giusto, diciamo, en passant, in quanto è un punto che già non ci riguarda più perché le graduatorie fino al 2011 sono scadute il 30 marzo e quindi ce ne siamo ben dimenticati. Quello che ci interessa fino a quest'anno sono le graduatorie dal 2012 al 2017, e poi vi dirò perché il 2017 è messo in rosso, che sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020.
Perché ha questo 2017 in rosso? Perché seconda svista da parte del legislatore, se io ho approvato una graduatoria il 31 dicembre 2017, 3 anni scadono il 31 dicembre o 30 dicembre 2020. Il legislatore invece ha detto che le graduatorie approvate dal 12 al 17 sono utilizzabili fino al 30 settembre. Quindi, anche in assenza di altre spiegazioni, sono ancora nel limbo quelle graduatorie approvate tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2017, che quindi sarebbero valide per meno di 3 anni originali, stando alla disposizione di legge. Però, diciamo, è una questione un po' di nana cramerina, però è giusto che lo diciamo per tutti. E invece le graduatorie, quindi, degli anni 2018 e 2019 si torna al regime ordinario, tra virgolette, che sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione. Allora, questo per dirvi anche quindi che alcuni lo chiedono, come mai c'è questa ondata di concorsi in questo periodo? Intanto nel pubblico impiego è sempre così, si va a ondate perché ci sono norme che, diciamo, ampliano, liberalizzano e quando lo fanno ci si butta dentro, oppure incentivano il pensionamento e quindi gli enti si adeguano in funzione di queste ondate. L'altro aspetto è legato appunto alle graduatorie, quindi via via che le graduatorie cesseranno di avere efficacia e quindi non si potrà più utilizzarle, e il 30 settembre sarà un'altra mandata per una bella fetta di graduatorie, ovviamente gli enti che sanno già quella situazione si stanno attrezzando per fare i concorsi per essere pronti ad avere graduatorie idonee. Quindi io penso che in un altro anno, un anno e mezzo, noi questo sistema di concorsi lo avremo e l'avremo in maniera significativa. Poi si fermerà, diciamo, fisiologicamente un po' tutto quanto ed eventualmente avremo l'attingimento alle graduatorie esistenti. Perché? Perché oggi, appunto, le graduatorie ce ne sono poche, quelle che ci saranno potrò scegliere di attingere, altrimenti devo fare i concorsi o i maxi concorsi. Quindi è un momento buono per studiare, ma a esaurimento. Un anno e mezzo e poi dopo avremo un blocco fisiologico per un'altra, boh, 5, 10 anni. Non lo sappiamo. Per i pensionamenti con la quota 100 fino al 2021, poi dopo finiti in Italia le quote 100, se non, diciamo, si rivede di nuovo il sistema pensionistico, così ritorna al regime ordinario, cioè, soprattutto per quello anche, diciamo, si stanno verificando tante necessità di assunzioni da parte dei comuni. Allora, un altro tema molto importante che, diciamo, da un lato favorisce chi si sta preparando ai concorsi ora rispetto a chi si è preparato nella mia generazione, che doveva comprare i libri per avere le tracce delle prove concorsuali. Oggi esiste tantissimo materiale in rete, ma esiste anche tantissimo materiale prodotto dalle stesse amministrazioni, perché le amministrazioni devono pubblicare tutti gli atti di gara, diciamo gli atti della procedura concorsuale e in particolare per quello che ci interessa, le tracce. Ecco, commentiamo questa norma. Sì, questo è un comma che dico che è passato un po' sotto traccia, perché diciamo non solo si parla a quel punto di pubblicare tutte le tracce delle prove scritte, ma la cosa importante, che lo diciamo per tutti, è che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare le graduatorie con l'indicazione dello stato di scorrimento dei vincitori e degli idonei. Quindi cioè, non ci dovrebbe essere più quella trafila di telefonare al comune. Ma a che punto siete arrivati a chiamare? A che punto si sta scorrendo la graduatoria? Perché l'ente è obbligato a pubblicare nell'amministrazione trasparente lo stato di scorrimento della graduatoria. Questo, attenzione per tutti, questa è una novità importantissima che è un po' passata sotto traccia, però comunque renderà molto più facile anche, tra virgolette, il lavoro e l'informazione degli idonei. Allora, Quindi diciamo. oggettivamente va detto che a me non è capitato di vedere su amministrazione trasparente esempi, diciamo, di scorrimento, di indicazione dello stato di scorrimento. Quindi qualche comune sicuramente c'è, ma ancora la maggior parte dei comuni è già tanto che abbiano un'amministrazione Infatti, il trasparente. grosso problema adesso. Perché non è una questione di cattiva volontà, eh? È una questione anche di difficoltà di aggiornamento di amministrazione trasparente, che implica l'intervento di soggetti diversi in tempi diversi, poi c'è stato il coronavirus, per cui diciamo, guardate sicuramente l'amministrazione trasparente a che punto è la graduatoria, non è detto che sia così attendibile come ve la immaginate, quindi qualche email, qualche telefonata, se veramente siete interessati, potete continuare a farlo. Mi dice qualcuno, la proroga delle graduatorie vale per tutte le tipologie di enti o solo per gli enti locali? Sì, per tutti gli enti.
Inoltre ho letto che la condivisione delle graduatorie non concordate prima è un'azione a rischio corruzione. Questo senz'altro, questo rimane un'azione a rischio corruzione. Molte nostre attività rimangono a rischio corruzione, il che non significa siano vietate. Fare l'affidamento diretto sotto i 40.000 euro è a rischio corruzione, non è vietato. Quindi se uno non la vuol fare, non lo fa e fa il pubblico concorso. Però ecco, è un'azione sicuramente ad alto rischio di corruzione, non è un'azione al momento vietata. Per lo scorrimento si viene chiamati tramite PEC o email, normalmente anche telefonicamente, diciamo che l'amministrazione usa i canali informali, poi sicuramente il canale formale, che è quello della raccomandata o della PEC per chiedere ufficialmente, anche perché dove vi deve dare la possibilità di accettare o rinunciare per poi scorrere ulteriormente. Nella tua esempio, su questi casi ci sono cose particolari? No, no, se assolutamente sì, io dico che sempre l'amministrazione prima fa telefonicamente un sondaggio per dire se è interessato, non sei interessato, lavori o non lavori già, perché diciamo, se tu non sei interessato è inutile che magari non avendo la PEC, perché per il mio concorso non era obbligatoria, spendo anche i soldi per mandarti la raccomandata, ti mando una mail, mi rispondi che non sei interessato, abbiamo comunque concluso il cerchio. Se invece poi sei interessato, naturalmente ti fa la comunicazione ufficiale di venire tale giorno per la stipula del contratto. Perfetto. Domanda, poi veniamo alla stabilizzazione, andiamo avanti. Mobilità volontaria, non più obbligatoria per il triennio 2019-2021. Vai. Sì, questa è un'altra cosa che tanti ci hanno chiesto, cioè perché leggo magari articoli sulla mobilità volontaria in giro, diciamo che non è più obbligatoria, ma che comunque gli enti possono decidere di farla, comunque, diciamo, se intendono prendere personale, tra virgolette, già formato all'interno della pubblica amministrazione. Quindi, diciamo, per il triennio 19-21. Questo abbiamo fatto un passo indietro in quanto siamo tornati al vecchio decreto concretezza del ministro Bongiorno, che abbiamo richiamato anche nelle precedenti dirette. Quindi non è più un obbligo, diciamo, prima di bandire il concorso, ma comunque le pubbliche amministrazioni possono comunque continuare a fare la mobilità volontaria. Poi diciamo, parleremo nella slide successiva invece di mobilità Ecco, obbligatoria. mentre la mobilità obbligatoria. Invece la mobilità obbligatoria, tanti in questi giorni sono stati, diciamo, traditi dal decreto di rilancio che, come abbiamo detto nel nostro precedente incontro, ha ridotto i termini di mobilità obbligatoria a 15 giorni. Però noi l'abbiamo già detto nel precedente incontro. 15 giorni è il tempo solamente per quanto riguarda i concorsi banditi, quindi con il portale informatico, con lo SPID, la PEC, ai sensi del decreto rilancio. Altrimenti la mobilità rimane di 45 giorni, così come sarà, diciamo, scesa da 60 a 45 dal decreto concretezza. 15 giorni, quindi questo soprattutto a beneficio degli operatori degli uffici personali, che tanti mi hanno contattato in questi giorni. I 15 giorni valgono solamente per i concorsi banditi secondo le previsioni del decreto rilancio, quindi portale unico, PEC, SPID, eccetera, eccetera. E in più è stata resa obbligatoria per tutti i contratti a tempo determinato, superiore a 12 mesi, quindi non solo per l'assunzione a tempo indeterminato, ma parliamo di tutti i contratti a tempo determinato superiori all'anno. Bene, qualcuno chiede, la graduatoria di un concorso fatto nel 2014 che scade a settembre può essere prorogata? Qui entriamo, secondo me no, perché il legislatore l'intento l'ha dato, insomma, di comunque di dare una validità che sia 2 o che sia 3 anni rispetto a quello che ho detto prima. Cambia, però cambia poco. Il legislatore, secondo me, ha preso una strada, quella comunque di dare una validità certa, un termine certo alle graduatorie. Quindi, come hai detto tu, di non arrivare al famoso decennio in cui la persona ha fatto un concorso nel 2010 e aspetta ancora nel 2020 l'assunzione. Bene, altro tema che è quello dell'utilizzo per i posti successivamente istituiti o trasformati successivamente al concorso. Sì, questo è quello che abbiamo, diciamo, prima accennato en passant all'inizio, diciamo, di questa diretta, che è quello, diciamo, che comunque diciamo, cercheremo di spiegare per tutti, perché comunque è un argomento abbastanza tecnico, però è quello che comunque dà la possibilità a
a tanti, ancora di più, diciamo, rispetto a quello che era previsto prima di aspirare ad uno scorrimento anche in tempi abbastanza brevi, in quanto le graduatorie formate prima dell'anno scorso, diciamo, quindi prima del 1 gennaio del milleproroghe, potevano essere utilizzate solamente, come hai detto tu giustamente prima, ad esempio, perché una persona che aveva vinto il concorso se ne va e quindi la utilizza a scorrimento di quella persona, oppure per un posto che era già vacante prima del concorso e che poi l'amministrazione decide di ricoprire successivamente. Mentre con il milleproroghe 2020, che quindi segue la legge di bilancio che ha destinato allo scorrimento delle graduatorie, con il fiducia tra la legge di bilancio e il milleproroghe, le graduatorie possono essere utilizzate anche per i posti istituiti successivamente. Faccio un esempio che magari può essere chiaro per tutti. Nella mia mente ho fatto un concorso per istruttore amministrativo. C'era un posto che è stato assunto, diciamo, l'anno scorso il vincitore. Nella mia pianta organica era vacante un posto da istruttore contabile che però l'amministrazione reputa non essere più utile alle proprie esigenze e trasforma il posto da istruttore contabile a istruttore amministrativo. Prima del 1 gennaio 2020 non era possibile utilizzare la graduatoria, ma dovevo quindi o fare un nuovo concorso oppure utilizzarne un'altra, diciamo, no, neanche bisogna fare un nuovo concorso, mentre ora posso utilizzare, diciamo, quella graduatoria che ho formato per l'assunzione che ho fatto in precedenza. Capite, capite che questo sistema ovviamente rischia, insomma, è rischioso. L'amministrazione, pur non avendone un'esigenza organizzativa, trasforma quel posto per prendere il secondo, perché doveva essere il vincitore. Quindi, ovviamente, qui il rischio corruttivo, il rischio di scegliere soluzioni non organizzative, ma personali è forte, così come il rischio che un'amministrazione diversa modifichi la pianta organica per prevedere un posto per poi attingere la graduatoria da un'altra parte per prendere la persona, ovviamente è elevato. Ora, noi non giudichiamo questo, però ecco, nell'ambito delle attività di controllo anticorruzione organizzative e nell'ambito motivazionale, questo è un aspetto che va ben considerato perché per anni è stato vietato, per anni è stato bloccato proprio in funzione di questa. Di questo rischio, di questo pericolo specifico. Quello appunto è una ratio, insomma, della norma precedente, però diciamo tant'è, il legislatore ha voluto ampliare, insomma, l'utilizzo delle graduatorie, quindi insomma lo diciamo, ecco perché comunque, cioè, fate i concorsi anche se ci sono pochi posti, diciamo subito, perché nel corso degli anni sia quell'ente che altri enti potrebbero trasformare i posti e quindi utilizzare quella graduatoria che potrebbe scorrere anche molto a lungo. Perfetto. Andiamo alle assunzioni a tempo determinato. Intanto mi chiedono, ci sono le slide? Sì, le slide sono già caricate. Adesso vi metto il link così le potete prendere. Vai, assunzione a tempo determinato, come si procede? Allora, l'assunzione a tempo determinato, diciamo, sono quella norma in cui, diciamo, tanti cadono, che comunque ha ancora delle sacche, tra virgolette, oscure, che lo so dire, perché non c'è una normativa, diciamo, ben precisa e puntuale per quanto riguarda, diciamo, le assunzioni a tempo determinato. Però, diciamo, cercheremo, sia leggendo la normativa che, diciamo, parlando di quello che c'è, insomma, da commentatori, di farvi un'idea, diciamo, di quello che c'è attualmente. Innanzitutto, diciamo, chiariamo subito che alla pubblica amministrazione si applica il Jobs Act, che, diciamo, non si applica per quanto riguarda, diciamo, la parte sanzionatoria per la reiterazione di contratti a tempo determinato, ma si applica per quanto riguarda, ad esempio, il numero delle proroghe, la durata totale del contratto, eccetera, eccetera, lo vedremo successivamente. Comunque, in linea di massima abbiamo riassunto in due punti le tipologie, diciamo, di assunzione a tempo determinato nella pubblica amministrazione. Innanzitutto, io sottolineo sempre, ho avuto modo di parlare con una collega del Comune, in provincia di Roma, che non dico, che però saluto perché sicuramente ci sta seguendo, che lei come me appunto sostiene come sempre che le assunzioni a tempo determinato possono avvenire appunto solamente in caso esclusivamente di temporaneità ed urgenza o di eccezionalità, ovvero
Ad esempio, ho un picco stagionale di lavoro per quanto riguarda la polizia locale, ho un dipendente che mi va in aspettativa, ho un dipendente che va in maternità, ho un dipendente che si prende un congedo parentale, quindi ho una necessità, diciamo, temporanea ed eccezionale da coprire. Quindi posso assumere a tempo determinato. Innanzitutto, io devo assumere come pubblica amministrazione dalle graduatorie a tempo indeterminato, anziché indire nuove procedure concorsuali a tempo determinato. Quindi, in linea di massima, prevede la famosa legge che poi vedremo successivamente, che è andata a prevenire le situazioni di precariato, ci dice che dobbiamo assumere a tempo determinato dalle graduatorie a tempo determinato. Quindi, ci dovremmo dimenticare delle famose graduatorie di idonei, ad esempio dei vigili stagionali che si chiamavano d'estate a tempo determinato. Quindi, diciamo, questa è in linea di massima la disposizione di legge. Poi, diciamo, la legge fa salve i cosiddetti vincitori delle graduatorie a tempo determinato, ovvero ho bandito un concorso a tempo determinato per due posti, non posso scorrere per 10 persone, ma potrò assumere solamente due vincitori, quindi non precludendomi quindi lo scorrimento degli idonei. Quindi due sono i capisaldi dalle graduatorie a tempo indeterminato e dalle graduatorie a tempo determinato solamente per quanto riguarda quelle bandite in precedenza e solamente per i vincitori. Quindi ecco perché comunque si continuano a vedere talune fattispecie. Penso di essere stato abbastanza chiaro, poi se vogliamo fare qualche esempio, insomma, per tu, se c'è qualche domanda, magari. Vediamo un po' se ci sono domande particolari sul tempo determinato. Allora, sono in graduatoria al 60%, un'altra amministrazione vorrebbe attingere a quella graduatoria ma assumere al 100% motivandolo. Può farlo? No, no, allora deve assumere per forza. Corte dei Conti è stata chiara, quindi per quanto riguarda il montante orario, la persona deve essere assunta allo stesso montante orario del concorso. Quindi il concorso a 18 ore deve essere assunto a 18 ore in prima istanza. Ecco. Perché? Perché appunto per il principio della par condicio dei candidati, io chi ha deciso di partecipare a quel concorso o a non partecipare perché era un concorso part-time, quindi io potrei essere assunto solamente part-time, poi nulla vieta dopo anche una settimana, un mese o 6 mesi di allungare l'orario di lavoro lì dove Ecco, l'amministrazione. questo chiariamolo. Diciamo che quindi formalmente io potrò essere assunto al 60%. Sì. Poi, motivando le esigenze organizzative interne e quant'altro, al netto di tutte le problematiche che potrebbero comunque esserci, però poi sono altri problemi, potrei portare il part-time anche al 99%, sicuramente non full-time, deve comunque rimanere un part-time, anche se a 35 su 36 ore. Sì, diciamo adesso con la nuova capacità assunzionale potrebbe anche arrivare al full time perché diciamo, non c'è più differenza tra montante orario Sì, e però ai fini della par condicio c'è chi quello. ritiene che, diciamo, sarebbe la trasformazione in un rapporto diverso. Però, diciamo, 35 sicuro, 36 dubbio, ma potenziale, potenziale. Ci sono enti che utilizzano personale a tempo determinato per attività come ambulatori, dove può esserci un flusso non costante di utenti a garanzia della sostenibilità economica dell'attività del pubblico. Allora, la motivazione deve essere temporaneità e o eccezionalità. Quindi, se alla base c'è un afflusso, ora, coronavirus, c'è un picco perché in l'ambiente dove normalmente non ho tutto questo pubblico si forma, è ovviamente è sia temporaneo che eccezionale questo carattere di assunzione. Assolutamente Quindi possono esserci tutte e due le condizioni o una soltanto, quindi eccezionalità o temporaneità. Il bando si può scrivere che si può utilizzare la graduatoria anche a tempo parziale? sì. Sì, io sì, alcuni ritengono di no, ma io non c'è nessuna norma né Corte dei Conti che dice di non poter utilizzare. Allora, il contrario. No, come abbiamo detto, però tempo pieno, tempo parziale, se lo prevede il bando, sì, perché non c'è nessuna norma che poi prevede il contrario. Ok, andiamo avanti.
Allora, questa è la famosa norma del DL 101-2013 che io prendo sempre a riferimento per quanto riguarda l'assunzione a tempo determinato, che quindi ci dice che sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Quindi io questo è sempre il faro che ci deve guidare, questo è ribadito dalla famosa circolare dell'allora Quindi ministra la Maria. precisazione è che le graduatorie a tempo determinato possono essere utilizzate solo per vincitori, rimanendo escluso lo scorrimento di idonei di terzi, di enti terzi. Allora, articolo 19 del decreto 81, la stipulazione di un contratto a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria tra datore di lavoro e lavoratore consente una durata non superiore a 36 mesi. Sì. Abbiamo Vai. detto appunto che per quanto riguarda il limite di 36 mesi, l'unica volta in cui diciamo, il limite può essere superato è quando diciamo, la persona vinca un nuovo concorso pubblico con la stessa amministrazione, che quindi diciamo, i 36 mesi nella pubblica amministrazione ci sono nell'ambito della durata del concorso, quindi sono i famosi 3 anni di vigenza della graduatoria. Poi se quella persona supera un altro concorso, quell'amministrazione viene chiamata a tempo determinato, può comunque derogare al limite di durata di 36 mesi del contratto a tempo Però determinato. una domanda, se io vengo assunto a tempo determinato di una graduatoria che scade a dicembre, mettiamo, e vengo assunto a ottobre, il mio contratto può superare dicembre o deve terminare comunque a dicembre? Questa è un'altra cosa dibattuta, diciamo, in Corte dei Conti, in quanto c'è qualcuno che dice io ho fatto il contratto comunque in vigenza di graduatoria e quindi ho deciso di diciamo, portarlo a 36 mesi, però qualcuno giustamente, io lo dico, dice io il 36 mesi diciamo, non posso stipulare un mese prima della scadenza un contratto a 36 mesi in quanto si violerebbero i principi base di trasparenza, di par condicio Quindi della diciamo, carriera. c'è chi ritiene che i 36 mesi siano stati introdotti quale parallelismo rispetto alla graduatoria e c'è chi ritiene che invece siano prescindano. Se così è, allora si porrebbe poi il problema qualora le graduatorie siano trasformate a 2 anni, se anche il tempo determinato quindi dovesse avere come conseguenza la trasformazione a 24 mesi. Però diciamo, è un dibattito, è un tema. Ci sono un po' di argomenti a favore di una tesi e un po' argomenti a favore dell'altra. Ora, vi può sembrare strano, questo lo dico per chi diciamo, è nuovo, sta iniziando ora a studiare il diritto e si immagina che studiare il diritto è studiare la certezza. Io lo dico sempre, avete sbagliato materia, non è il diritto amministrativo quello delle certezze. Magari un po' più il penale e forse il civile. Perché? Perché il diritto amministrativo è fatto di questo, è fatto di sovrapposizione di norme dove ancora non sappiamo, ma non solo non sappiamo, non c'è nessuno che neanche ce lo può dire chi sarà, perché può essere la Corte Costituzionale, ma solo se c'è un conflitto. Altrimenti neanche la giurisprudenza arriva spesso a risolvere questo problema, perché quando arriva spesso le norme non ci sono più, quindi ci sono altre disposizioni, quindi non riusciamo mai a consolidare degli orientamenti, quindi a volte vanno Magari fatte. poi ogni tanto arriva la durata breve del Consiglio di Stato, ma dopo 5 anni dalla norma, Sì, arriva. su norme che ormai non ci sono più e che fanno chiarezza, ma per il passato, non per il futuro. Quindi il diritto è fatto da ragionevolezza, da queste, diciamo. Intanto da correttezza, il modo di ragionare deve essere logico e coerente. Dopodiché le soluzioni possono essere l'uno o nell'altro caso, l'importante è usare sempre la stessa decisione. Se decido al bivio di andare a destra, poi la volta dopo non posso andare a sinistra e non è detto che sia la soluzione necessariamente corretta perché spesso non abbiamo qualcuno che ci dice qual è la soluzione corretta. Un ente ha un posto full time, può attingere una graduatoria part time e prendere due idonei? È quello che abbiamo detto prima, deve assumere comunque part-time inizialmente e poi dopo insomma, può vedere di aumentare il montante orario. Quindi la risposta è no, così come è stata formulata. Allora, lavori in un ente in cui l'idoneità fisica è fondamentale, ma qual è la figura preposta al suo accertamento? Nei bandi si subordina l'accertamento di idoneità fisica, è corretto? Il medico competente, come tutto il decreto 81, quindi abbiamo in tutti, come la pubblica amministrazione, essendo comunque un datore di lavoro, così come anche i datori di lavoro privati hanno il cosiddetto medico competente, quindi prima,
Prima dell'assunzione, io quando ho iniziato nel 2011, dovevo presentare il famoso certificato di idoneità alla mansione, perché non era stata ancora, diciamo, posta davanti la figura del medico competente, quindi tutti quanti sappiamo che, diciamo, si accetta l'idoneità alla mansione una volta che si è firmato il contratto, comunque contestualmente alla stipula del contratto, Ecco, per quindi parte del è un mansione. accertamento ex post, non è un accertamento ex ante, quindi non si va a Sì, fare nessuna visita per... Si stipula il contratto, a quel punto si è nell'organico, si fissa l'incontro con il medico competente, che, ricordo, il medico competente ai sensi del decreto 81 non è un dipendente dell'amministrazione e non è subordinato alle direttive dell'amministrazione, quindi è indipendente nella valutazione, quindi è un libero intendi... È un libero professionista. professionista che in scienza e coscienza dichiara se per quell'incarico io sono idoneo, per quella mansione sono idoneo, che è diverso dall'accertamento dell'idoneità o della capacità in certi concorsi che prevedono prove pratiche. Ecco, parlaci un po', per esempio, il muratore piuttosto che il necroforo, piuttosto che la polizia locale. Sì, faccio un esempio, insomma, di un concorso che stiamo facendo nel nostro comune di operaio specializzato, dove per esempio si accerta il saper portare il mezzo per lo spazzamento delle strade, oppure come magari saper prendere e buttare correttamente un bidone della raccolta dei rifiuti, o magari saper fare una traccia di una presa per un concorso dell'elettricista, oppure anche per quanto riguarda la polizia locale, spesso e volentieri c'è anche la prova pratica sulla moto. Ecco, chi fa questa prova? Non la fa il medico competente, la fa la commissione o una Quello sottocommissione. fa parte della procedura concorsuale, mentre il medico competente, una volta che io ho già vinto il concorso, che ho stipulato il contratto, c'è l'accertamento sanitario. Però un accertamento di competenze, che è un'altra cosa che viene fatta comunque dalla commissione di concorso. Perfetto. Allora, assunzione a tempo determinato. L'articolo 21 del decreto legislativo 81 ammette la proroga solo per i contratti a termine con durata iniziale inferiore a 3 anni, a una duplice condizione: per 5 volte, comunque senza mai superare una durata massima di 36 mesi e con il consenso del dipendente. Vai. Sì, questo insomma, è quello che ho detto prima, l'applicazione del Jobs Act alla pubblica amministrazione, quindi sono consentite nei 36 mesi 5 proroghe per una durata complessiva di 36 mesi. È importante che però, come abbiamo detto prima, se nell'azienda privata, diciamo, la violazione delle norme riguardanti il tempo determinato comportano la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, questo non può mai succedere per la pubblica amministrazione, in quanto, come ben sapete, al pubblico impiego si accede solamente per concorso, fatti salvi, diciamo, le eccezioni di legge, quindi diciamo 5 proroghe, 36 mesi, ma in caso, diciamo, ad esempio, che vengano fatte 6 proroghe, ci può essere una responsabilità, diciamo, dirigenziale ed erariale per quanto riguarda chi ha deciso le 6 proroghe, ma non ci può essere, diciamo, la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato Non con si ha l'amministrazione. diritto al posto fisso, il posto fisso Non si si ha ha diritto a posto fisso. solo mediante concorso. Se poi mi è arrivata una domanda, Simone, Vai, quella lì. certo, leggila, leggila. Allora, è un po' lunga, ma cerco di riassumerla. Vai. Praticamente si parla di una graduatoria a tempo determinato, in cui sono stati già chiamati i primi, scaduto il contratto, l'ente che chiama per il secondo anno, dice chi deve chiamare, sempre i primi, oppure deve procedere allo scorrimento della graduatoria. Questo dipende dalla previsione del bando di concorso. Comunque, io vi dico che sono dell'idea che il bando di concorso bisogna sempre procedere alla chiama del primo, non può prevedere l'assunzione a scorrimento, in quanto sarebbe contrario al principio che comunque si assumono i migliori. Perché io nel 2019 devo assumere i primi 5 e nel 2020 devo assumere da 6 a 10. Ci sono poi le fatte delle amministrazioni che prevedono le graduatorie al cosiddetto corrimento successivo, che però secondo me non trovano nessun fondamento, diciamo, normativo, neanche giurisprudenziale, quindi io vi dico che bisogna sempre cominciare dall'inizio allo scorrimento. Questo ribadiamolo, il concorso pubblico serve per selezionare i migliori e i migliori sono quelli che sono primi in graduatoria, quindi la filosofia è quella, si riparte
dall'inizio e si richiede la disponibilità. Poi, ovviamente, se questi non hanno la disponibilità, o nel frattempo speriamo abbiano vinto altri concorsi, si può scorrere. Una motivazione per la quale prevedere lo scorrimento potrebbe essere quella legata alla, diciamo, principio di rotazione in funzione del fatto che chi è idoneo e non ha ancora vinto un concorso a tempo indeterminato potrebbe essere sintomo di non essere proprio il top del top, quindi ho una gamma intermedia per cui preferisco ruotare, però diciamo il principio fondamentale è che si riparte dall'inizio, concordo, concordo. Allora, sono idoneo in una graduatoria a tempo indeterminato, ho speranza di uno scorrimento anche da parte di altri enti? Sì, noi questo diciamo è un riassunto di quello che ci chiedono tanti. Ci chiedono, sono decimo nella graduatoria per due posti, ho speranza nel prossimo triennio di essere chiamato. Diciamo, qui poi magari adesso ne parliamo 5 minuti e così spieghiamo bene di quello che io ho scritto in linea di massima, sì, in quanto innanzitutto i pensionamenti con la quota 100 stanno ridimensionando gli organici delle pubbliche amministrazioni, questo come tu giustamente hai detto prima, ce lo dimostrano anche i numerosi concorsi che ogni martedì e venerdì troviamo sulla Gazzetta Ufficiale, ormai rispetto alla penuria di qualche anno fa, quelle selezioni si contavano sul palmo di una mano, insomma. Questo perché, diciamo, poi non sempre le PA, le pubbliche amministrazioni fanno concorsi, in quanto fare un concorso comporta dispendio di personale, dispendio di soldi, dispendio di energie, tasse di concorso. Non riescono a coprire le spese per l'organizzazione di un concorso dove ci sono 5, 600, 700, anche 1000 candidati, perché ci vuole una ditta, soprattutto adesso in epoca Covid, ci vuole la sanificazione, ci vuole tutta una serie di accorgimenti, quindi comprare il materiale monouso, le penne. Quindi spesso e volentieri, come ho detto prima, a me ogni settimana mi arrivano 5-6 richieste da parte di comuni che mi richiedono la disponibilità eventualmente di graduatorie. Poi spesso gli enti si trovano a fronteggiare necessità impellenti, in quanto se una persona va in pensione dal preavviso 6 mesi prima, in 6 mesi non si riesce a programmare, fare e concludere un concorso. Diciamo, quindi io vado a tamponare, tra virgolette, la mia esigenza con la graduatoria di un altro comune. Allora, un po' di domande che ci stanno arrivando. Le graduatorie a tempo determinato valgono solo per un periodo determinato? Allora, valgono sempre per i 2 o 3 anni, insomma, che dir si voglia. Sicuramente non sono oggetto delle proroghe di cui abbiamo parlato prima, quando quelle le proroghe ormai tutti sapete che riguardano solo le graduatorie a tempo determinato, mentre le graduatorie a tempo determinato, essendo delle mere selezioni, non rientrano, diciamo, nelle proroghe che abbiamo visto in precedenza. In un concorso per categoria D, per i posti riservati agli interni, è cambiato qualcosa? La percentuale è ancora il 50%? Allora, per gli interni ci sono due possibili strade. La prima strada appunto è quella del 165-2001, del 50% dei posti riservati agli interni, prioritariamente. La seconda strada è quella di cui abbiamo già accennato nelle precedenti dirette, quella della legge Madia del 75-2017, il famoso concorso che è tornato ad essere interamente riservato al personale interno. Nel limite adesso del 30%, prima era il 20%, diciamo, sul totale della categoria D. Esempio, ho 5 posti vacanti di categoria D che voglio coprire, il 20% era un posto, quindi un posto potevo fare il famoso concorso interno che si faceva prima del 2009, comunque che deve essere una selezione con prove scritte orali, ma comunque riservato al personale interno. Quella è una possibilità, quindi chiariamo che non è un obbligo per l'amministrazione che può benissimo, diciamo, qualora bandisca un concorso di categoria D, continuare a sfruttare la riserva del 50%, in quanto utilizzando l'altra fattispecie si va comunque a ridurre la quota di riserva di quel tipo di concorso di cui stiamo parlando, e quindi rientra nell'ambito delle facoltà delle pubbliche amministrazioni. Ecco, C'è molti chiedono questa problematica, che è quella dello scorrimento delle graduatorie con interni. Noi abbiamo visto quindi concorso, facciamo un esempio, 4 posti, di cui 2 riservati agli interni. Si fa il concorso e si fa la graduatoria complessiva, dove gli interni sono
collocati in una certa posizione assoluta. Mettiamo che il primo interno sia decimo, il secondo interno sia quindicesimo. In virtù del principio della riserva, ovviamente il decimo vince uno dei posti riservati, il quindicesimo vince uno dei posti riservati, quindi passa avanti a tutti gli altri. E fin qui non c'è problema, è il principio della riserva. Il problema si pone per lo scorrimento. Come funziona lo scorrimento? Cioè, quando io avrò un nuovo posto disponibile, devo considerare se si è reso disponibile quello dell'interno, quello dell'esterno, o a quel punto la graduatoria diventa tutti uguali? Allora, questa è una bella domanda perché ti dico, mi tocca anche perché c'è stata l'anno scorso la selezione presso il comune di Pescara, quindi della mia città lo posso dire, tanto non diciamo nulla di strano, di particolare, ma tanti idonei, diciamo, sapendo appunto della mia provenienza, mi chiamano e poi ci sono diversi concorsi da D con riserve per il personale interno. Diciamo, la riserva è al 50%. Quindi, diciamo, il posto non viene poi calcolato interno o esterno, perché, diciamo, la capacità assunzionale, la Corte dei Conti ha chiarito che comunque deve essere completa. Faccio un ragionamento un po' tecnico. Però, se comunque, diciamo, il concorso è al 50%, i successivi scorrimenti saranno ogni due persone un interno, ogni due persone un interno. Quindi c'è comunque la quota di riserva per quanto riguarda il continuo anche, diciamo, successivamente alla prima assunzione, ovvero come hai detto 4, 2, poi le successive assunzioni saranno due esterni e un Prima interno. gli interni o prima gli esterni? Prima gli esterni, due esterni, un interno e due Perché esterni e un interno. ovviamente per maturare quel 50% occorre che ci siano prima gli esterni. Questo, e se non fosse previsto niente Assolutamente. se non fosse previsto niente dal bando, dal regolamento, da altro, si potrebbero porre dei problemi? No, comunque diciamo, la quota di riserva è ex legge, quindi nonostante diciamo, lo dica solo per il titolo del concorso, quindi la riserva del 50%, in linea di massima diciamo, si applica la riserva non solo quindi ai primi due posti diciamo, disponibili, ma si applica anche ex legge ai successivi scorrimenti. Ovviamente a chi domanda dov'è la norma che prevede tutto questo, non c'è. Questa è una ricostruzione che stiamo facendo, come la gran parte del diritto amministrativo, sulla base delle disposizioni. Ora però c'è un caso diverso. Io ho fatto l'esempio che l'interno era decimo e quindicesimo. Facciamo l'ipotesi che in questo concorso gli interni siano arrivati il primo primo e il secondo interno terzo. La domanda è, il primo che è arrivato primo ha consumato la riserva? O è arrivato primo come esterno e quindi devo prendere il terzo in graduatoria degli interni? No, comunque allora, c'è giurisprudenza che dice che comunque ha consumato una quota di riserva, anche se si trovasse primo in graduatoria, quindi Ok, quindi anche se avesse già vinto il concorso l'interno. questo precisiamolo perché è una domanda frequente, anch'io sono d'accordo. Quando si partecipa, si deve indicare nella domanda se si partecipa come interno e come O come esterno. esterno, bravissimo, perfetto. Se partecipo come interno, io finisco in graduatoria a prescindere dal fatto che arrivi primo, avrei potuto vincere come esterno. Io partecipo comunque come interno, partecipo al concorso, quindi come hai detto tu, un interno potrebbe partecipare sia ai titoli come esterno, oppure se vuole sfruttare la riserva partecipa come interno. Quindi se E a quel punto, quindi. partecipare come interno, vado a erodere comunque la quota di riserva in ogni caso. Perfetto, quindi a quel punto si prenderanno in quest'ordine i soggetti. Un'altra riserva è quella dei militari, quella che fa paura a molti. Spieghiamo come nasce, in che cosa consiste e che cosa comporta. Allora, la riserva dei militari, diciamo, nasce dall'abolizione del servizio obbligatorio di leva. Scusami se vado un po' lontano, ma Vai, vai. proprio lì vanno le radici. Prima, come tutti sapete, fino al 2004, diciamo, il servizio di leva era obbligatorio, quindi si è creato il servizio militare professionistico e si sono avviati quindi concorsi ai cosiddetti volontari di ferma prefissata di un anno e di 4 anni. Però ci si è posti, diciamo, il problema, una volta terminato, diciamo, il periodo di ferma prefissata, e qualora, diciamo, il soggetto non riesca a continuare per concorso la carriera militare,
voglio dargli, tra virgolette, un premio per aver scelto di intraprendere la carriera militare nonostante il servizio di leva obbligatorio sia stato abolito, il legislatore dell'epoca ha comunque inteso di sì e quindi ha previsto che per ogni posto che viene bandito, diciamo, dalla pubblica amministrazione c'è un cosiddetto 0,30 di riserva a favore degli ufficiali che hanno svolto servizio, quindi i famosi UFP1 e UFP4, quindi leggerete sui bandi di concorso, riserva alle forze armate. Quindi facciamo un esempio: io bandisco come amministrazione quattro concorsi, si matura la riserva di 1,20 e quindi il quarto concorso sarà prioritariamente riservato alle forze armate. Tre concorsi si matura 0,90, non ho maturato la riserva e quindi possono Però attenzione, migliorare. se la riserva l'avevo maturata precedente, quindi avevo uno 0,60 che mi avanzava, quel posto lo devo comunque prevedere. Le riserve non si perdono mai, quindi se io bandisco un concorso oggi e ne bandisco un altro tra 3 anni, comunque mi si va a Ecco, accumulare quindi voi potreste trovare a favore. paradossalmente due posti messi a concorsi, di cui uno riservato ai militari perché c'erano riserve non utilizzate che l'amministrazione ha l'obbligo di utilizzare appena arriva all'unità di presenza, e quello vale come gli interni, quello è una graduatoria, ammesso che ci siano più soggetti che partecipano come, diciamo, riservatari di quel posto, ci sarà una graduatoria dei riservatari per militari. In quel caso però il posto è unico, si assume Sì. quel posto e non c'è scorrimento Io del. qui dico l'esperienza personale, il mio primo concorso da Polizia Municipale dell'epoca, uno dei due posti era riservato prioritariamente alle Forze Armate, che però diciamo, non c'erano e quindi sono stati assunti due primi classificati, insomma, in graduatoria. In quel caso è andata bene a chi partecipa e non era militare, perché si è consumata la riserva e quindi si riparte da zero e si maturerà Comunque, successivamente. Simone, posso dare una pillola statistica perché Vai. io ho visto, insomma, nella realtà di tutti i giorni, realmente alla fine chi partecipa sono già pochi delle forze armate perché chi comunque decide di intraprendere la carriera militare si butta a concorsi, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Forze di Polizia. Quindi, se parliamo di concorsi, Forze di Polizia, vi dico occhio alla riserva dei volontari adesso. Se parliamo di concorsi enti locali, io effettivamente ti dico che in 10 anni ho visto una sola volta un posto che è stato assegnato a Anche un perché, volontario. ecco, ricordiamolo, non è riservato nel senso che lui fa domanda e viene assunto, deve fare le prove concorsuali, come tutti gli altri. Questo Assolutamente. ricordiamolo, sia gli interni che gli esterni, perché alcune volte me lo fanno, ovviamente chi partecipa ai primi concorsi non conosce questi meccanismi. Gli interni hanno il posto riservato se prendono 21 trentesimi a tutte le prove, poi hanno il vantaggio che gli basta il 21 su 3 prove per vincere il primo posto, mentre a voi non basta perché dovete arrivare primi. Ma se hanno insufficienza in una delle prove, che ricordiamoci, sono anonime, quindi quando la commissione corregge non conosce se quello interno o esterno sta correggendo di un tipo o di un altro, quindi può essere buttato fuori tranquillamente, quindi non è detto che la riserva agli interni si realizzi. Anzi, mi è capitato di partecipare a concorsi in cui la maggior parte di quelli buttati fuori erano gli interni, perché questo ve lo dico anche ai fini della preparazione. Alcuni dicono: ma chi lavora nell'amministrazione è avvantaggiato? Non è vero. I concorsi pubblici hanno una componente di conoscenza di teoria del diritto che quando siete nell'amministrazione vi dimenticate, cioè quella roba degli elementi essenziali dell'atto amministrativo, gli elementi accidentali, il diritto costituzionale. Quando lavorate operativamente, mica applicate il diritto costituzionale che avete studiato sui libri, ma serve per prepararsi. Però ecco, spesso gli interni si presentano, ma io so come è fatto l'atto amministrativo, e vengono bocciati magari sulla prova pratica, perché spesso magari quello che fanno non è corrispondente al diritto. Ecco, ora per dirvela molto brutalmente, spesso la prassi amministrativa non è corrispondente al diritto e quindi non sempre sono avvantaggiati. Quindi non pensate: ah, sono quattro posti, due interni, me la gioco su due. No, ve la giocate su quattro probabilmente. Una domanda, esiste un modo per conoscere le convenzioni che un comune che ha la graduatoria ha stipulato con altri? Sull'albo pretorio è l'unico motivo, quindi Ora, sull'albo l'unico pretorio. problema è che l'albo pretorio ovviamente ogni 15 giorni viene resettato, e anche nello storico, ai fini della privacy, dovrebbe essere resettato, quindi.
In quel caso chiedete, mandate un'email, chiedete se ci sono. comunque obbligatoria la delibera di giunta Certo, però. quindi in amministrazione trasparente, delibera di giunta, magari andate a cercare convenzioni o assunzioni e la trovate. Anche perché comunque il titolo deve essere sempre visibile della delibera, quindi nel caso in cui trovate il titolo convenzione con il comune di X per la graduatoria, poi potete legittimamente chiedere la vostra copia ai sensi dell'accesso civico comunque in ogni caso. Diciamo che non esiste una banca dati nazionale unitaria. Ecco, questo sì, non esiste un sito dove, ahimè, nell'anno del Signore 2020 non siamo riusciti a fare una banca dati unitaria dove Infatti, mettere. guarda, scusa, permettimi di dire una cosa, che noi ci siamo battuti con questi due concorsi pubblici da parecchi anni per la creazione di una banca dati nazionale degli idonei delle graduatorie, perché appunto è una bolgia che vuol dire che bisogna andare a ricercare, bisognerebbe cercare sugli Alpi Pretori in 8.000 comuni italiani per sapere informazioni, Allora, quindi. diciamo che non esistono impedimenti tecnici a realizzare una banca dati di questo genere. Esiste in questa materia, non ce lo dobbiamo nascondere, ancora il sindaco di turno, l'assessore di turno, il dirigente di turno, che crede di poter, ma ti, sì, vai, ci telefono io, non ti preoccupare, che scorre, che si veri, ma nemmeno ipotesi corruttive, semplicemente il ruolo, la posizione, che spesso la. È la parte Bravissimo, più deprimente della pubblica amministrazione. Quindi, quando vi trovate di fronte a questo, se fate richiesta a qualche sindaco, a qualche amministratore di mettere una parola buona, smettete di seguirmi, toglietemi l'amicizia, non vi voglio parlare. Ok? È la parte peggiore di noi italiani, quella di pensare che esistono scorciatoie per le funzioni. Ed è il motivo per cui non si fa questa banca dati, che è una sciocchezza. Se mi date un file Excel, ve la faccio in un quarto d'ora, ma perché appunto ancora c'è questa trafila e questo far pesare l'assunzione nel pubblico. Va bene, chiudiamo questo scenario che per fortuna è residuale, lo stiamo piano piano superando, un po' all'italiana, ma lo stiamo superando. Gli idonei invalidi sono nella stessa graduatoria di tutti? Come funziona? Gli non ho capito che è saltata la linea. idonei invalidi sono nella stessa graduatoria di tutti? Allora, in base, diciamo, parliamo di due diverse categorie, in quanto ci sono i concorsi riservati, diciamo, alla legge 68-99, che sono i concorsi, diciamo, interamente riservati al personale, diciamo, invalido. Poi invece per quanto riguarda, diciamo, gli altri concorsi, comunque c'è la riserva. Diciamo, non sono in graduatoria come gli altri, ma hanno la precedenza, in quel caso non è il titolo di preferenza, ma il titolo di preferenza rispetto agli altri, quindi diciamo, alcune volte vengono escluse addirittura anche dalle preselezioni, Ecco, sanno questo volevo comunque. dirlo. Intanto quindi, gli invalidi, se il concorso è riservato solo agli invalidi, ovviamente la graduatoria è unica per tutti quanti. Se invece il concorso è per tutti e fruiscono di questa possibilità, quindi hanno i requisiti 104 per poter partecipare, ovviamente hanno precedenza rispetto agli altri della Altri, graduatoria. sì. Quindi finiscono nel posto della graduatoria che meritano 35, 40, 45, ma e devono quindi avere la sufficienza in tutte le prove, ma a quel punto hanno la precedenza sugli altri. Ecco, c'è la prassi e la possibilità di escludere dalla preselettiva sia gli invalidi che, notiamo recentemente, gli interni nelle preselettive delle Sugli amministrazioni pubbliche. interni possiamo Ecco, cosa ne pensi di entrambi i casi? aprire un dibattito che. Se vuoi possiamo citare anche giurisprudenza recentissima, in quanto parliamo di un concorso dell'Agenzia delle Entrate, possiamo dirlo perché è pubblico, non Certo, diciamo niente di certo. strano, dove diciamo, prima il TAR di Roma, del Lazio, ha detto che è illegittimo escludere diciamo, dalla preselezione l'interno e quindi comunque gli interni devono la preselezione come tutti quanti gli altri e ti posso dire che questa è la prassi che poi ha adottato anche il mio comune di Pescara lo scorso anno in quanto a seguito di quella sentenza del TAR ha deciso diciamo un secondo tempo di includere gli interni nella preselezione del famoso concorso che ti dicevo prima. Poi invece sentenza del TAR del Lazio ribaltata in secondo grado dal Consiglio di Stato che ha detto che invece è legittimo escludere gli interni dalla preselezione in quanto non è un vantaggio in assoluto rispetto agli altri concorrenti, in quanto comunque il Consiglio di Stato ha detto che comunque gli interni devono prendere la sufficienza nelle prove scritte e nell'orale, quindi non è che ti do un vantaggio in assoluto,
ma siccome sei interno, ti posso dare un vantaggio nell'avanzamento di carriera, ad esempio, per diciamo, non farti fare la preselezione. Quindi io dico, Stato ha detto una cosa, il consiglio di Stato ha detto un'altra. Diciamo, ci sono tesi a favore dell'uno e dell'altro. È vero che la preselezione, la preselettiva non è una selezione. Quindi è un modo per ridurre il numero di partecipanti e ridurre, diciamo, gli oneri a carico dell'amministrazione. Il consiglio di Stato proprio su quello si basa, insomma, che non è un vantaggio in assoluto per gli interni, ma è solamente. È un'esigenza per l'amministrazione di non avere così tanti partecipanti nelle prove che comportano una correzione, quindi un dispendio di energia, tali da aggravare l'attività dell'amministrazione e la comparabilità degli aspetti. Dall'altro lato, sicuramente rappresenta un canale preferenziale, soprattutto dove sono tanti questi soggetti e quindi già hanno più tempo per studiare. Questo in particolare lo dico. Può essere un elemento discriminatorio se le prove sono diverse, cioè io la preselettiva con quiz di logica o cultura generale la vedo stonante rispetto poi al non farla fare agli interni, perché a questo punto ho selezionato sulla base di materie diverse, mentre se la preselettiva ha le stesse materie d'esame è semplicemente un modo per mandare avanti, evitare, diciamo, di avere troppe persone selezionando soltanto chi viene dall'esterno. Questo mi può convincere, ma laddove le materie siano distinte, io la vedo più difficile. Però, diciamo, ad oggi ci sono questi orientamenti e la prassi va in quel senso. Molto spesso gli interni sono esonerati dalle prove preselettive. Ecco, sulle preselettive, che ne pensi delle preselettive non numeriche? Alle preselettive sono due tipi, al di là delle materie di cultura generale, psicoattitudinale o di materie d'esame, ma ci sono delle preselettive in cui si dice passano i primi 100 con l'ex-aequo, con l'ultimo arrivato, oppure passano tutti quelli che hanno preso 21 trentesimi. Ti dico cosa la penso io. Secondo me questa seconda opzione non va bene. Cioè, la preselettiva serve per avere un numero certo, o sufficientemente certo, 100 più gli ex aequo, perché su quelli io ho organizzato i tavoli, le sedie, l'organizzazione delle prove concorsuali, l'impegno della commissione. Laddove io dico 21 trentesimi, non ho fatto una preselettiva, ma ho fatto una terza prova d'esame. Anzi, no, io però ti aggiungo, io la vedo anche in un altro modo, nel senso che io prendo sì i primi 50 per dire che però comunque hanno raggiunto 21 trentesimi, perché comunque è dovuto raggiungere la sufficienza, però diciamo, di quelli che hanno raggiunto la sufficienza, prendo i primi 50, non prendo tutti quelli che Ecco, hanno raggiunto la sufficienza. a volte però si capitano preselettive dove tutti quelli sopra un certo numero, per cui poi tro non trovi nessuna scrematura perché è capitato. Ho assistito a preselezioni, 50 persone, 48 sono passate, cioè assolutamente, Certo. erano tutti, cioè. Allora, guardiamo altre domande e poi andiamo verso la fine. Ma prima di assumere a tempo determinato superiore a 12 mesi, deve obbligatoriamente attivare una procedura di mobilità? Quello che avevo detto era la mobilità obbligatoria obbligatoriamente, quella del gioco di No, parole. penso la domanda sia: io ti ho assunto a 8 mesi, ti prorogo il contratto e va a 16 mesi. Prima di prorogarlo, devo fare la mobilità? Quello siamo nell'ambito della. Io voto a favore. Secondo me la finalità della norma è quella e quindi Secondo me va fatta la comunicazione di mobilità appena obbligatoria. superi il 12° mese, sia che tu assumi direttamente a 24 mesi, sia che assumi a 8 più 8. Se no potrebbe essere un'illusione della norma, poi ti assumo ad 11 e poi Bravo. ti prorogo a 24, potrebbe essere un'illusione della norma, tranquilla. Allora, premesso che per le categorie più basse non si fanno più bandi con la valutazione dei titoli, se ci sono, quando vengono esaminati dalla commissione, in generale, quando è che i titoli vengono esaminati dalla commissione? Allora, i titoli per DPR 487 del 94 devono essere valutati, diciamo, non all'inizio della prova, devono essere loro dei prima della prova orale, quindi vengono valutati, diciamo, per coloro che hanno superato le prove scritte, ma le valutazioni devono essere note ai candidati prima dello svolgimento della prova orale, in modo che tutti possano sapere a che punto si trovano tutti quanti, diciamo, nella valutazione dei titoli. Quindi vengono fatti prima della
promuovere e resi noti a tutti i partecipanti prima della prova. Questo sia per rendere noto appunto il punto di partenza su cui gareggiano all'orale, sia anche per evitare che poi la valutazione sia condizionata dall'esito dell'orale. Quindi l'orale è andato male, quindi forse quel titolo te lo valuto anche meno per i titoli discrezionali, diciamo, che comportano valutazione Se discrezionale. voglio una domanda, Simone, perché Vai. è interessante, è un amico che già mi ha raccontato, insomma, la parte sopra è giusta per tutti, che magari lo raccontiamo per tutte, che saluto l'amico Alessandro, comunque in ogni caso, che c'è stata una preselezione in un comune qui della zona che ha messo, diciamo, come requisito di passaggio della preselezione il raggiungimento di 27 trentesimi. Gli dice Alessandro cosa ne pensa? Noi ne abbiamo già parlato, diciamo, cosa ne pensa? Allora, se io sono, non è tanto il voto, 27 trentesimi, diciamo, può apparire veramente alto, dici, ma che stai prendendo tutti Einstein? Dipende dalle domande. No, Cioè, ma addirittura con penalizzazione, cioè, quindi a quel punto significa dover rispondere bene a 29 domande, perché poi se c'è la sì. penalizzazione significa 29 o 30 domande giuste. Se le domande sono chi è il sindaco, ci può anche stare, cioè. Secondo me il rischio qual è? È che fai un meccanismo preselettivo dove fai fuori tutti. Cioè, se poi nella preselezione non passa un certo numero di soggetti tali da garantire una pluralità di partecipazione, quello può essere rischioso, potrebbe inficiare la Ma procedura. comunque diciamo che bisogna rifare il bando, non è che si rifà la No, preselezione, no, perché il corso è. sono soldi. Non solo, se non passa nessuno, devi rifare il bando. Se passano anche in due o tre, tu devi procedere e concludere la procedura concorsale per quei soli due o tre, che magari uno solo arriva all'orale e in graduatoria, e se hai tre posti da coprire devi rifare un bando per gli altri due, quindi devi spendere per la prima e per la seconda. Quindi è la stessa cosa che succede negli appalti, quando stabilisci dei requisiti di partecipazione eccessivi e alteri la concorrenza. Ricordiamoci che il concorso ha una finalità pro concorrenziale, mettere tutti in condizione di poter vincere quel posto dimostrando di essere migliori. Quindi già la preselettiva è un'eccezione a questa regola. Ecco perché io personalmente ritengo abominevole che la si faccia su qual è la capitale della Finlandia piuttosto che 2 più 2 più 4 più 7, che possono essere un Ma aspetto. io mi batto da tantissime perché la preselezione deve essere fatta sulle materie del concorso, perché sennò non si selezionano i migliori. Ma questo lo disse anche la Madia in una famosa circolare che non si chiama. Sulle materie del concorso, poi se su 60 domande ce ne metti 3 di psico, attitudine o di matematica, ma perché è funzionale a capire se sai ragionare con i numeri, che può servire in ragioneria o da, va bene, ma altre che vedo dove prevalente erano gli psico attitudinali veramente rischiano di essere pesanti anche ai fini della preparazione, perché lo vedo. Chi si deve preparare deve studiare mesi per prepararsi su quei quizzettini. Allora, ultime cose, poi chiudiamo perché siamo già un'ora e mezzo in piena estate di un sabato pomeriggio, quindi iniziamo a odiarvi. Allora, se io sono quinto in una graduatoria e sono anche l'unica che ha risposto alla manifestazione di interesse di un ente, in ogni caso, chi c'è prima di me verrà chiamato prima con il rischio che assumono lui. E non me, a questo punto l'ente non poteva scegliere o richiedere una graduatoria senza far manifestare l'interesse agli idonei. In questo caso sto dando la possibilità a un altro di essere assunto e non sto creando un'opportunità per me. Che ne pensi? Questo è quello che dicevamo prima, che comunque la chiamata deve essere numerica, quindi un ordine di graduatoria. Di solito io, questo mi sembra perché di solito le manifestazioni di interesse si aprono solamente ai primi idonei in parte delle graduatorie, in modo che solamente il primo idoneo possa Io manifestare il penso proprio che interesse. si riferisca al fatto che questo è un bando multiente dove io per partecipare ho indicato qual è l'ente che preferivo in caso di assunzione, quindi l'ente A, B per motivi geografici. Allora, se il bando prevede espressamente, ma a quel punto si formerebbero graduatorie separate, che la manifestazione è vincolante, quindi se io, diciamo, quell'ente ha già coperto i posti, io perdo la graduatoria, allora non è un bando multiente, ma sono più bandi messi insieme.
Quindi non è una manifestazione di interesse. Se è una manifestazione di interesse, non è vincolante, cioè è solo un'indicazione di massima, per cui poi dopo ovviamente devo ritornare a chiedere al primo in graduatoria. Quindi Sì. io in questi casi non starei nemmeno a chiedere. Sta succedendo adesso per il RIPAM, molti stanno chiedendo: ma cosa devo mettere se sono disponibile ad assumere anche altro presso? Mettete sì, poi dopo, quando sarà fra qualche mese, potreste anche aver cambiato le condizioni oggettive. Ultime a raffica. Prossima mia preselettiva, 45 domande in 40 minuti. Risposta esatta 1, risposta errata meno 1, risposta non data meno 0,5, punteggio minimo 31. Bella, bella prova. Ora, 45 domande, ma non mi sembra particolarmente irragionevole. Raramente trovo la risposta non data negativa, meno 0,5. Di solito si dà 0 per la risposta non data. Però, diciamo, sono criteri che possono essere inseriti. E comunque proporzionato al trentesimo, 31 Sì, su 45. 31 su 45 in proporzione. Vado avanti. Per i cittadini extraeuropei di categoria B o altri, vale la dichiarazione dell'ambasciata del titolo di studio di accesso? Il titolo deve essere equiparato? Ecco, questo è un tema delicato. Quindi, te hai avuto esperienza? In linea di massima il DPR dice che i titoli devono essere equiparati, diciamo, a quelli italiani. Quindi comunque ci vuole un'apposita dichiarazione di equiparazione del titolo conseguito all'estero. Quindi, diciamo, in linea di massima non basta la dichiarazione dell'ambasciata, ma ci vuole proprio l'equiparazione del titolo di studio a quello italiano. Allora, il problema dove si pone? Si pone quando l'ambasciata o l'autorità estera ritarda notevolmente nell'istruttoria. Mi è capitato che mi ha detto: io ho fatto domanda, il procedimento dovrebbe durare 30 giorni, sono 3 mesi, non ho il riconoscimento, mi sta danneggiando. In quel caso io ho consigliato: fai domanda indicando che tu hai fatto istanza e che non ti è giunta oltre il termine, sarai ammesso probabilmente con riserva e poi l'amministrazione valuta se. In linea generale, per i cittadini non comunitari, ahimè, serve il riconoscimento espresso, quindi serve il Comunque ci decreto. dobbiamo mettere con riserva nel caso in cui citi la Quindi in questo fattispecie del caso si tempo. ammette con riserva e poi si attende eventualmente la valutazione del Ministero delle Politiche Comunitarie o quant'altro. Bene, io ringrazio tutti quanti, ci vedremo tanto a breve su questi schermi. Con Andrea, fra un po', prepareremo la lezione zero di presentazione del corso in materia di contabilità e finanza per chi fosse interessato, che inizieremo nei prossimi giorni a lanciare e che insomma ci alterneremo nello sviluppo e torneremo sicuramente su questi temi appena ci saranno delle novità. Allora, saluti da parte mia, lascio a te l'ultima parola. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto in questa calda giornata d'estate. Alla prossima!